seguendo le stelle sul cammino di Santiago. La tradizione, la gente e il paesaggio offrono ospitalità al forestiero. Cammino aperto a tutti, visitatori della storia, amici della natura, amanti del loro tempo. Sul cammino di Santiago ascolterà tutte le lingue. A Compostela vivrà nuove sensazioni. Der Weg nach Santiago ist die älteste und auch die wichtigste kulturelle Bewegung in Europa. Und auch heute noch nach 1000 Jahren lohnt sich so manches Grab des Apostels Santiago zu pilgern. Nel IX secolo, un eremita scoprì sotto la luce di una stella il sepolcro dell'Apostolo Santiago. Da allora, uomini e donne di tutta Europa percorrono lo stesso cammino verso il Finisterre d'Occidente. Un cammino tracciato dalla fede, dalla storia e dal transito di migliaia di pellegrini che cercano a Compostela la conclusione del loro viaggio. Attraverso i valichi di Somporte e Roncisvalle, il cammino francese porta i pellegrini verso quella che era l'ultima delle terre conosciute, fino alla Galizia. Estamos haciendo el Camino de Santiago, que es la ruta del románico. En ella podemos encontrar los mejores ejemplos de que fue el primer arte totalmente europeo. Una experiencia única y la mejor manera de pasar unas buenas vacaciones. Lo stesso cammino e la stessa arte per unire tutta la cristianità. Il romanico, arte giacobea per antonomasia. Portici e capitelli che narrano la storia dell'universo, le virtù e i vizi dell'uomo. Mondi di pietra che allargano l'immaginazione guidano sul percorso verso Compostela. Langs de wegen van Santiago vind je de best bewaarde natuurparken van Zuid-Europa. Oltre 36 spazi naturali unici nel loro genere apportano nuove attrazioni al cammino. Boschi di faggi e rovere, specie e animali protette, conche fluviali, lagune, conservano intatta tutta la loro ricchezza. Così come la conobbero i primi pellegrini. La riserva degli Ancares è la porta naturale del cammino galiziano. Oltre c'è l'Alto del Cebreiro, tradizionale accogliente enclave. Eccezionale panoramica sul Caurel, un'altra delle cattedrali verdi della Galizia. Gli antichi ospedali che accoglievano il pellegrino oggi sono alberghi, ostelli e palazzi preparati per un nuovo modo di fare turismo. Luoghi per assaporare gli eccellenti prodotti della terra ed avere accanto le gioie architettoniche della rotta giacobea. I segnali ci indicano che Compostela è più vicina. Castelli, chiese e monasteri si succedono.
Samos, importante centro culturale del Medioevo. Sarria, discendente da un antico nucleo fortificato. Porto Marin, recuperata pietra su pietra dalle acque del fiume Migno. Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa. Hello. Some pilgrims came by sea. I wanted to follow their footsteps. Galicia is great. Ci sono altri cammini per giungere a Compostela, alternative per conoscere la Galizia dalla terra, dal mare o dall'aria. A part les monuments, le paysage, les pèlerinages à Compostelle, la Galice nous offre aussi une excellente cuisine, vous savez, et surtout pour ceux qui aiment bien manger, évidemment. Prima di entrare, Compostella si offre al visitatore dal Monte del Gozo. Ed infine, Santiago, la rosa di pietra. Ogni luogo, ogni gesto sono carichi di storia viva e di misteri. Piazza dell'Obradoiro, montagna di silenzio, sinfonia di pietra. La cattedrale e l'universo. Sull'entrata principale, il portico della gloria, simbiosi dell'umano e del divino. Sotto l'altar maggiore, la cripta dell'Apostolo, punto d'arrivo dei pellegrini, conclusione del viaggio. Santiago, magico labirinto di vie e piazze per le quali la vita si snoda e le genti si divertono. Santiago è università. Santiago è musica e danza. Santiago è tradizione e progresso. A Santiago il palato si sorprende con i piaceri di una cucina unica al mondo. Assortita e ricca, naturale. Per il buon gustaio, Santiago è anche la fine del cammino. Santiago di Compostela, dove le pietre fioriscono e la magia dell'universo diventa quotidiana. Il cammino, che ti dette nome e saggezza, si è trasformato in un cammino nuovo. Cammino di Santiago, il viaggio promesso.